Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io sono Girolamo Danneo, sono il responsabile dell'ufficio statistica del Comune di Palermo e sono anche vicepresidente dell'USCI, Unione Statistica dei Comuni Italiani. Con questo poster intendo presentare una web app interattiva che è stata sviluppata con il package ShinyDR, denominata Palermo Stat, web app che consente di estrarre informazione statistica da due archivi amministrativi: l'anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, e da un dataset statistico, ovvero i risultati del censimento della popolazione del 2011, proponendo tabelle, grafici e mappe riferiti alla città di Palermo nella sua interezza e alle sue unità di decentramento. La città di Palermo è infatti suddivisa amministrativamente in 8 circoscrizioni, ma vengono utilizzate a fini statistici anche altre due diverse suddivisioni del territorio, ovvero la precedente suddivisione amministrativa in 25 quartieri e un'ulteriore suddivisione in 55 unità di primo livello o rioni storici. Allora, condivido subito la web app. Eccola qui, Palermo Stat. La web app si compone di diverse schede. Una prima scheda è mappe, grafici e tabelle, che consente, una volta selezionato il livello di decentramento di interesse, ovvero le 8 circoscrizioni, i 25 quartieri o le 55 unità di primo livello, e uno fra i 18 indicatori statistici proposti, consente di visualizzare sotto forma di mappa coropletica, di grafico o di tabella come questo indicatore si distribuisce nel territorio. Il vantaggio della rappresentazione in tre diverse forme è che la mappa ci consente di leggere come un determinato fenomeno si distribuisce nel territorio. Il grafico ci consente una più immediata lettura e il confronto tra le diverse componenti dell'ambito territoriale in esame, mentre la tabella ci consente di cogliere con puntualità i valori che assume l'indicatore statistico nelle diverse unità di decentramento. Completano la scheda mappe, grafici e tabelle una sezione metadati che ci dà la descrizione dell'indicatore e la fonte dei dati e un quadro d'insieme che collega in modo univoco le tre diverse unità di decentramento utilizzate per il Comune di Palermo, ovvero le unità di primo livello, i quartieri e le circoscrizioni. Le altre schede, ovvero la città di Palermo, le 8 circoscrizioni, i 25 quartieri e le 55 unità di primo livello restituiscono o per l'intera città o per la specifica unità di decentramento selezionata tutte le informazioni proposte, statistiche proposte, per un totale di 63 tra variabili e indicatori statistici. Un aspetto rilevante che emerge dall'analisi dei risultati navigando all'interno della web app è che passando dall'analisi per circoscrizione a un'analisi per quartiere o ancora meglio per unità di primo livello, si manifestano differenze tra i territori che la sola suddivisione amministrativa in 8 circoscrizioni non consentirebbe di rilevare. E questo risultato conferma quindi la bontà della decisione di non limitare l'analisi alla sola ripartizione amministrativa del Comune di Palermo, ovvero le 8 circoscrizioni, ma di estenderla anche alla precedente ripartizione amministrativa in 25 quartieri e anche alle 55 unità di primo livello, in quanto ciò ha reso possibile la lettura delle forti differenze economiche, demografiche e sociali presenti all'interno delle 8 municipalità. In conclusione, riteniamo che il lavoro proposto ben si inserisca fra i compiti e il ruolo della statistica e della statistica pubblica in particolare,
secondo la definizione della statistica fornita quasi 2 secoli fa da Melchiorre Gioia, ovvero quella somma di cognizioni relativa a un paese che nel corso giornaliero degli affari possono essere utili a ciascuno e alla maggior parte dei suoi membri o al governo. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione.